Con Uslow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslow Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Siamo in diretta sulla radio dell'Avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Buongiorno ai nostri amici di Uslow Web Radio, questo è speciale adeguamento privacy, io sono Elia Barbuiani, io spero che nelle scorse puntate abbiate preso appunti perché il 25 maggio si sta avvicinando. Oggi parliamo di uno dei temi più discussi del nuovo regolamento, la valutazione di impatto, la cosiddetta PIA, e ne parliamo con Cesare Gallotti. Ciao Cesare. Ciao Elia. Allora, oggi hai un compito un po' ingrato, dire il vero, perché cerchiamo di dare un po' una struttura su questa nuova valutazione di impatto. Innanzitutto ti chiedo, qual è la tua opinione su questo nuovo istituto? Allora, l'istituto lo ritengo una cosa molto interessante, nel senso che fino all'altro ieri, cioè fino a ieri, anche fino ad oggi, si parlava di valutazione del rischio e un po' tra le righe. Oggi si introduce questa, che è una sorta di valutazione del rischio, non necessariamente coincidente con la valutazione del rischio privacy, che però vuole concentrarsi su uno o più trattamenti particolari. E l'altra cosa, secondo me, importante è che non è più richiesta la notifica al garante. Ma invece viene detto in sostanza, a fronte di trattamenti potenzialmente pericolosi, tu valuta il rischio. Se sembra molto elevato, soprattutto un certo tipo di rischio, nel senso che poi ne parliamo, se tu ritieni che sia molto elevato, contatta il garante e verifica con lui se continuare o iniziare questo trattamento oppure interromperlo. Quindi in sostanza non c'è più il meccanismo burocratico, un po' inutile francamente, della notifica al garante dei trattamenti ritenuti pericolosi, secondo un elenco che il garante aveva fatto, anzi che il decreto legislativo 196 aveva fatto, ma invece rimane tutto in carico al titolare. Quindi trovo che sia un meccanismo di responsabilizzazione molto interessante. Quindi abbiamo una personalizzazione in più fasi, giusto? Perché abbiamo un'analisi dei rischi che va fatta in ogni caso, poi per alcuni trattamenti che possono andare a essere più rischiosi per i diritti degli interessati si fa anche questa sorta di analisi del rischio rafforzata che è la PIA, dove poi eventualmente abbiamo anche una notifica. Quindi possiamo parlare ai nostri ascoltatori di questi tre step in via generalissima?
Sì, allora partiamo dalla prima. La prima, in realtà il regolamento non dice di fare un'analisi del rischio, o meglio lo dice ma non lo dice così chiaramente, dice che le misure di sicurezza devono essere proporzionate al rischio. Ora la frase esatta non la si legge, però io provo a tradurre in linguaggio umano. Quindi in realtà non dice fate un'analisi del rischio sulla base dell'analisi del rischio identificate le misure di sicurezza, ma lascia un po' questa scrittura un po' vaga. Come interpretarla? La si può interpretare come un po' di ignoranza da parte di chi ha scritto poi tecnicamente il testo sul tema, oppure invece volutamente un testo molto aperto? Io nel dubbio faccio un'analisi del rischio un po' come si fa da anni sulla valutazione del rischio relativo alla sicurezza dell'informazione per la 27.005 eccetera, che poi era stata anche ripresa tra l'altro dalle linee guida del nostro garante per fare il DPS, che anche lì si parlava di una valutazione del rischio che in pochissimi hanno fatto, che però appunto si possono riprendere le tecniche di valutazione del rischio, quelle per la sicurezza dell'informazione oppure anche quelle in altri settori, e in sostanza si identifica il rischio identificando i trattamenti, identificando le minacce che possono colpire, non è la parola giusta, però che possono interessare i trattamenti, e infine le vulnerabilità che le minacce possono sfruttare affinché, come dire, l'incidente avvenga. Quindi facciamo un esempio un po' stupido. Io ho dei dati, un trattamento relativo ai dati dei clienti. La minaccia, facciamo quella molto di moda, che è un hacker, se poi anche il termine hacker, comunque un malintenzionato che vuole accedere a internet, vuole introdursi nella mia rete informatica illegittimamente, sfrutta delle vulnerabilità che stanno sul firewall, sui server e sulle applicazioni. Ecco, allora, analizzando questa rete, di questa catena di cose, uno può incominciare a dire che allora certi malintenzionati potrebbero essere interessati alle mie informazioni, quindi questa minaccia, questo attacco è molto probabile. Il fatto che io abbia dei firewall, dei server e delle applicazioni non aggiornate, non scritte a norma, vecchie e quant'altro, non patchate eccetera, fa sì che insomma è molto probabile che questo mi succeda, pertanto il rischio è elevato, pertanto attuo delle azioni per ridurlo. Questo è un po' il concetto. In alcuni casi si può fare questa analisi del rischio non tanto considerando poi i singoli trattamenti uno ad uno, ma in generale riflettendo sui cosiddetti scenari di attacco, per cui uno può immaginare sì il malintenzionato da fuori, però anche il malintenzionato interno che vuole che si copia i dati aziendali, sia l'errore dell'interno che per sbaglio magari manda dei dati a una persona via email, perché con il completamento automatico dell'email manda i dati alla persona sbagliata, eccetera, oppure anche l'interno che per errore sbaglia. Nel mio caso mi sono trovato nella banalità dei certificati di partecipazione a dei corsi Cesare Gallotti, è pur sempre un errore, è pur sempre un dato personale da rettificare, ok, è banale, mi rendo conto che sto facendo esempi sciocchi, però chiaramente no, invece sono degli esempi che sono utili per capire anche la metodologia dell'analisi del rischio che doveva essere già fatta col DPS, insomma sappiamo bene quanto invece non sia stata fatta. Invece cerchiamo di capire appunto la PIA, che introduce una sorta di analisi del rischio rafforzata perché stabilisce dei criteri diversi, e ecco, io direi che i nostri ascoltatori li dobbiamo naturalmente rinviare alla lettura delle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 proprio sulla PIA, che sono delle linee guida molto utili perché presentano ad esempio 9 scenari nella quali identificano i casi, le situazioni in cui è necessario fare la PIA, e dà tutta un'altra serie di criteri. E invece Cesare, come, insomma, proviamo un attimo a capire quali sono le fasi per effettuare una PIA. Allora, noi possiamo, un'altra cosa che sarebbe, ritorno all'analisi della valutazione, sì, del rischio relativa alla privacy. Ecco, lì viene anche proposta una pesatura del rischio non soltanto per l'interessato, nel senso, io ho dei dati medici che sono molto importanti per l'interessato che non vengano diffusi, per esempio,
ma anche una valutazione per il titolare, quindi bilanciare, come dire, il rischio del titolare con quello dell'interessato. Per cui quindi se il rischio per il titolare alla fine è ridotto, come dire, può attuare delle misure ridotte di protezione dei dati dell'incaricato, scusate, dell'interessato. Tutto da pesare, ovviamente, per cui molte volte sono direttamente proporzionali il rischio dell'interessato e anche del titolare, perché poi il titolare incorre in multe, incorre anche a danni di immagine molto, molto pesanti, se vogliamo. Invece la PIA innanzitutto parte dal concetto che bisogna soltanto valutare gli impatti per l'interessato. Questa è una delle differenze fondamentali rispetto a un'analisi del rischio privacy e basta. Quindi non mi interessa se per te titolare la perdita del dato è, alla fine avrà impatti ridottissimi, perché magari è anche una parte infinitesimale della tua azienda che si occupa di questa cosa e quindi insomma alla fine il tuo rischio di business è molto basso. In realtà tu devi valutare soltanto l'impatto per l'interessato e la probabilità, diciamo così, la probabilità che l'evento negativo di diffusione non autorizzata, di alterazione non autorizzata o di inaccessibilità o di distruzione del dato, insomma il loro livello, la loro probabilità. Mettendo insieme questi due parametri si può ricavare se il rischio cosiddetto puro nell'ambito o intrinseco nell'ambito della sicurezza delle informazioni è alto, medio o basso, diciamo così. Quindi facendo un esempio, se io sono un'azienda sanitaria, magari la probabilità che un interno venda illegalmente una base dati a una società di assicurazione, giusto così per fare un esempio pratico, è elevata in tutti e due i casi, a questo punto qua la prima fase della PIA mi viene a dire che è un rischio molto alto, un rischio puro, un rischio intrinseco, senza considerare che in realtà se io ho messo un controllo accessi degli incaricati, se io ho impostato un monitoraggio delle attività degli incaricati, se io ho fatto delle attività in modo tale che queste banche dati non vengano copiate, questo non è interessante per questa primissima fase della PIA. La parte interessante è dire quanto valgono i dati per gli interessati e che probabilità ho che succeda loro qualche cosa, insomma, che avvenga qualche cosa di negativo da un punto di vista privacy. Poi la seconda, un'altra cosa importante per la PIA, a mio parere, è che è di differenza, è che in realtà si è invitati a coinvolgere gli interessati in questa valutazione di impatto. O associazioni di categoria, diciamo così, degli interessati. Quindi in realtà sì, questo la PIA è un aspetto molto interessante, tant'è vero che se si decide di non effettuare questo tipo di consultazione bisogna anche darne motivo. Tu hai già avuto delle situazioni in cui hai già effettuato queste forme di consultazione o riesci a farci degli esempi interessanti di questo, di questa nuova modalità? Mi spiace dirlo, no, nel senso che in realtà i miei clienti diciamo, io ho condotto delle PIA molto, come dire, settoriali, diciamo molto preventive, di fatto di rischio molto basso, cioè soprattutto magari rischi di attività di marketing, quindi profilazioni che sono quasi più in realtà segmentazioni. No, io purtroppo, per fortuna, non ho ancora avuto l'opportunità di coinvolgere gli interessati o le categorie di interessati in queste attività. Ecco, però già questa è una cosa interessante, Cesare, perché ci fa capire che non è un obbligo, perché nel senso se si va a leggere questa parte, insomma, io immagino che molti titolari si possano anche angosciare dalla necessità di andare a fare dei sondaggi a tutti i loro utenti, immagino magari delle aziende che trattano con più sedi sul territorio. Quindi si può anche qua valutare quando è necessario e quando non. Sì, allora ci sono due cose da valutare. Uno è quando farla. Il GDPR presenta tre casi che possiamo elencare. Io le elenco in modo ipersintetico. Uno è la profilazione. Profilazione con anche algoritmi decisionali. Quindi io penso, per esempio, una roba
Non avevo degli esempi, adesso non me ne viene in mente neanche uno, però algoritmi per esempio di scelta dei candidati, per esempio di accessibilità, che possono accedere all'università. Tanto per fare un esempio al contrario, per chi ascolta, non è che chi ha Google Analytics senza anonimizzazione dell'IP deve fare la PIA, tanto per capirci, no. Ecco, quando parliamo di profilazione, ma anche con un elemento in più di valutazione e di conseguenze poi sulle scelte. Ecco, mentre tu parlavi, finalmente mi è venuto l'esempio, sono quelli, per esempio, i sistemi di valutazione della, come si chiama, del credito, della sì, capacità delle banche, del debitore di soddisfare il credito. Ecco, quella bisognerebbe riflettere se ha effetti giuridici, però incidono comunque molto sulle persone fisiche. Sì, come dice lo stesso GDPR, sono trattamenti di profilazione su quali si fondano decisioni con effetti giuridici o incidono in modo significativamente elevato sulle persone fisiche. Quindi appunto il Google Analytics no, non rientra. Il secondo caso è il trattamento su larga scala di dati sensibili. Io sto parlando con la terminologia decreto legislativo 196, me ne rendo conto, però è anche per rendere forse l'argomento forse meno complicato. Più immediato, continueremo credo ancora per molto a parlare di dati sensibili e non di categorie particolari di dati comunque. Sì, anche perché è più corto e tutto sommato alla fine siamo sempre su più o meno su quelle cose lì. La terza cosa invece è la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, come lo stesso linee guida dell'articolo 29 dicono, del working party articolo 29 dicono, per esempio la videosorveglianza di una piazza. Ecco, qui però c'è una cosa, ci sono due cose. Uno è che il garante dovrebbe pubblicare un elenco più specifico con le tipologie di trattamenti su cui bisognerebbe fare una PIA. Per intanto non l'ha ancora fatta che io sappia, quindi ma ci penso possiamo, che possiamo anche basare. Metterci l'animo in pace ancora per un po' e quindi per il momento cercare di valutare, come giustamente dicevi, anche sulle linee guida che ci hanno offerto delle casistiche, quindi dei criteri per capire quando la videosorveglianza effettivamente è un aspetto molto particolare. Tra l'altro, Cesare, poi correggimi se sbaglio, le stesse linee guida dei garanti dicono una cosa interessante, cioè che laddove il trattamento già posto in essere sia conforme a un provvedimento generale del garante, in questo caso non vado ad effettuare la PIA. Esempio, se la videosorveglianza è un impianto già conforme al provvedimento del 2010, non devo fare la PIA, quindi? Allora, francamente quello che tu mi dici a me è sfuggito, forse c'è, io non le so proprio tutte, però c'è anche un'altra domanda da farsi, cioè questi provvedimenti rimarranno ancora in vita o meno? Io nel dubbio preferisco fare una PIA. Perché molti provvedimenti potrebbero essere eliminati perché il GDPR non prevede che le autorità garanti facciano questi provvedimenti in sostanza. Poi forse il nostro garante deciderà altrimenti, forse non si riterranno questi provvedimenti come negativi, cioè come contrari allo spirito del GDPR. Io personalmente, anche perché non sono un legale e non ho studiato tutta questa pratica proprio da un punto di vista legale, io finché non lo vedo non ci credo. Ecco, quindi vuoi toccare con mano. Allora Cesare, invece andiamo più sulla parte proprio sistematica. Mi costa meno fare una PIA piuttosto che star lì a riflettere se devo farlo oppure no. Allora andiamo invece a vedere come si fa una PIA. Io ti chiederei quindi innanzitutto una brevissima opinione sulla ISO 29134, che è proprio uno strumento che si può decidere, non è obbligatorio naturalmente, però dà dei criteri per fare la PIA. Allora, la 29134, a mio parere, allora, è una cosa molto interessante e in parte anche utile. Dall'altra parte soffre del male di queste linee guida pubblicate a livello ISO, che sono frutto di accordi in sostanza. Quindi se per esempio perché io non so come sia andata la discussione, se per esempio gli americani non volevano mettere troppo l'accento su alcuni aspetti, non
sono stati molto limati, o i giapponesi per esempio. Quindi capite che queste norme ISO non sono fatte soltanto dagli europei, che quindi avrebbero interesse a un certo tipo di elaborazione, ma intervengono anche paesi che non sono oggetto, certo, del GDPR, dove tra l'altro c'è la stessa definizione di dato personale, è molto diversa, perché troviamo proprio discipline giuridiche completamente diverse. Esattamente, quindi va sempre letta con un po' di attenzione. In realtà sicuramente nascono dalle linee guida del CNIL, che tra l'altro sono anche gratuite in inglese, quindi volendo risparmiare i soldi per una norma ISO, insomma, potrebbe essere utile. È presente un metodo che in sostanza di un po' forse troppo articolato, soprattutto per la nostra piccola media impresa, perché insomma, ci sono interi paragrafi che dicono prima di determinare se la PIA è necessario, poi identificare le persone che parteciperanno alla PIA, preparare il piano per la PIA e anche identificare le risorse necessarie. Capisci bene che una piccola media impresa mette intorno al tavolo 4-5 persone e diciamo in una mezza giornata i punti chiave della PIA li mette a posto, poi magari in un'altra giornata qualcheduno compila come si conviene il rapporto, poi rielabora alcune cose. La cosa però interessante sono soprattutto le appendici. Scusami, ti chiedo, prima di passare alle appendici, ti chiedo invece di chiarire meglio la questione dei ruoli nella PIA, che sono chiariti nella ISO, che secondo me è interessante sia in una realtà più organizzata che in una realtà più piccola, capire quindi quando è necessario che sia magari il consulente oppure delle persone all'interno, una persona, più persone. Allora, la ISO fa un lungo elenco, nel senso dei cosiddetti stakeholders, che quindi sono gli impiegati, possiamo dire gli incaricati nella nostra vecchia terminologia, gli interessati, anche i rappresentanti dei clienti, i fornitori, i partner di business, e poi gli amministratori dell'applicazione, insomma, i nostri amministratori di sistema nelle loro varie categorie, e poi anche magari anche persone di altre organizzazioni. Qua non c'è indicato il consulente, non c'è neanche indicato un esperto di PIA, anche se poi in effetti, come dire, un facilitatore sarebbe anche utile a mio parere. Sicuramente il GDPR dice che il DPO deve essere coinvolto, ecco, però non è indicato. Allora è chiaro che bisognerebbe avere, cioè, quando, ma queste sono tecniche che poi forse da qualche parte nel testo viene sfuggito, forse appare, però insomma sono anche tecniche di quando si mettono intorno al tavolo più persone, è necessario che ci sia un facilitatore, anche qualcuno che abbia tecnica sotto mano, che poi magari non conosce bene il settore dell'azienda, magari non conosce perfettamente il trattamento, però, come dire, la tecnica o un'idea di come condurre una PIA molto molto forte ci deve essere, perché sennò il gruppo, si sa, sì, dopo va allo sbaraglio, e così magari questo sbaraglio. Facilitatore va anche a capire, calare in quell'azienda tutte queste attività di preparazione, quando è necessario farle, quando invece è possibile passare oltre. Quindi arriviamo proprio all'esecuzione della PIA. Anche qui naturalmente, sì, allora, il testo dal punto di vista giuridico indica che vanno fatte tutta una serie di descrizioni del trattamento del contesto, e a questo punto tu appunto prima ci stavi invece spiegando degli allegati alla norma ISO. Sì, allora, secondo me sono molto interessanti gli annex, perché gli annex in qualche modo molte volte sfuggono un po' a troppe discussioni, non è che arriva uno e li mette dentro, però ogni tanto, oppure semplicemente essendo un annex si fanno un po' meno le pulci su alcune cose, quindi sono molto più interessanti, perché ogni tanto presentano qualche cosa di tecnicamente più interessante, perché proprio appunto è noto che più la discussione va avanti, più è necessario, come dire, condividere, è necessario smussare le cose, quindi si perde molte volte di significatività. Invece gli annex, grazie al cielo, sono lievemente ignorati, e quindi presentano proprio un metodo. La prima cosa che loro propongono è l'annex A, che dice di identificare gli impatti per gli interessati. Quindi la prima cosa è identificare i trattamenti
e successivamente pensare agli impatti per gli interessati nel caso in cui le informazioni diventino, qua loro si soffermano molto sulla diffusione. In realtà si potrebbe anche ragionare decisamente anche sulla perdita o sull'alterazione delle informazioni, pensiamo alle informazioni sanitarie, ecco. Quindi per esempio dice di dare un valore all'impatto da 1 a 4, semplicemente un valore basso, quindi 1, se le informazioni sono già pubbliche. Livello 2, in realtà se i dati dovrebbero essere accessibili soltanto da persone che ne hanno un legittimo interesse. Il livello 3, quindi medio alto, è se la diffusione di questi dati potrebbero avere impatti sulla reputazione della persona, e il livello 4 se la perdita o la diffusione di questi dati potrebbero avere un grande impatto, cioè proprio anche sull'esistenza della persona in termini di salute, libertà e vita. Pensiamo, io l'ho vissuto in prima persona, pensiamo per esempio alla diffusione dei che si viene a sapere che un proprio collaboratore o un proprio collega è omosessuale o è malato di AIDS. Questo ha creato molti problemi, per esempio, a delle persone, anche se poi si sa benissimo che, come dire, l'omosessualità ancora meno, però diciamo, e chiaramente AIDS, però siamo sempre all'interno di temi molto sensibili, che deve essere di discrezionalità della persona andare a diffondere certe informazioni che la riguardano oppure no. Esattamente, ma io proprio ho vissuto in prima persona, perché ho visto in prima persona questi casi proprio anche poi di mobbing eccetera rispetto a queste persone. Questa tua esperienza ci fa capire bene quindi qual è lo scopo della PIA, cioè rischi elevati, valutazione vuol dire quindi non quella roba tediosa che è la privacy, ma vedere come nella vita poi quotidiana delle persone ci siano delle conseguenze su un trattamento poi che doveva avere ben altre misure, diciamo, di sicurezza. Esattamente. Ecco, la seconda cosa da fare è identificare la verosimiglianza, il termine tecnico per evitare che si voglia soltanto vedere una probabilità statistica, quindi verosimiglianza si possono usare anche valori alto, medio, basso, ecco, per quello che sono questo termine un po' inusuale per noi, likelihood in inglese e non probability. Comunque la seconda cosa da fare è valutare la verosimiglianza di un evento negativo. Quindi livello anche qui basso, diviso in quattro anche livelli. Qua diviso in quattro livelli, che quindi in realtà non appare possibile che la minaccia si avveri. Il secondo caso è limitata, quindi in realtà sì, si potrebbe, considerando il contesto, è molto difficile che avvenga, però magari potrebbe avvenire lo stesso. Terzo livello è significativo, quindi la minaccia sì, è molto probabile che possa verificarsi, invece massimo la minaccia è sicura. Ora attenzione a una cosa, la ISO 29134 in realtà lascia supporre nella sua scala di valori che si faccia anche una valutazione delle misure di sicurezza. Quindi per esempio uno dice: io ho l'antivirus, quindi la minaccia virus è limitata, diciamo così, perché ogni tanto può succedere, ma è rarissimo che un virus non venga intercettato. Invece attenzione che il GDPR richiede esplicitamente che la valutazione della minaccia debba considerare soltanto la possibilità che qualcuno, diciamo, ci provi, quindi non considerando le misure di sicurezza, perché dice proprio se si ritiene che il trattamento abbia un rischio elevato in assenza di contromisure, allora bisogna poi consultare il garante. Quindi bisogna un po', come dire, non pensare tanto alle misure di sicurezza che abbiamo, ma ripeto, a qualcuno che ci provi. Quindi sicuramente un malintenzionato, i cosiddetti hacker, vorranno tentare di accedere alla mia rete, sicuramente sulla mia rete ci saranno dei tentativi di intrusione da parte di virus, perché sono cose sicure, basta leggersi qualunque statistica di sicurezza informatica. È un po' meno probabile che, come dire, in alcuni casi, che per esempio un
un'altra azienda voglia prendersi i miei dati, perché non so, magari lavoro in alcuni settori che non interessano a niente, cioè che dove non c'è pochi, questo tipo di concorrenza o di servizio. Esattamente, quindi in realtà bisogna fare uno sforzo che non è sempre semplice, anzi molte volte ho visto per esperienza molto difficile fare, perché cioè, di solito uno chiede che probabilità ci sarebbe di avere un virus, bassissimo, perché tanto abbiamo l'antivirus. Ecco, in realtà no, in realtà bisognerebbe riflettere su che probabilità c'è che arrivi il virus perlomeno al porto della mia rete, alla porta. Poi c'ho antivirus, c'ho firewall, c'ho qualunque altra cosa e me li para, quindi va bene. Ecco, è molto interessante. Poi dopo la 29134 presenta uno schema, questo nell'appendice D, giusto così per creare un po' di confusione, da là si passa direttamente alla D, dove ciascuna di queste minacce, considerando gli impatti e la verosimiglianza, la probabilità, vengono messi in una sorta di tabella, per cui di griglia, per cui in realtà si parte dal quadrato in basso a sinistra, dove l'impatto è nullo e la probabilità di accadimento della minaccia è nullo, fino invece al riquadro in alto a destra, dove l'impatto è massimo e la minaccia e la probabilità di accadimento di una minaccia è massima. Ecco, quindi diciamo si può anche usare i colori dal bianco o grigino nel caso del 29134 fino al rosso in alto a destra, e dire che per esempio i trattamenti o le minacce, cioè se io ho dei trattamenti con impatto e minacce significative e massime, insomma se si crea una di questi quattro casi, di insomma, significativo, massimo, massimo significativo, eccetera eccetera, massimo massimo, allora in quel caso lì ho un rischio che nel caso di trattamenti di un certo tipo devo sicuramente consultare il garante. Per far capire ancora meglio proprio ai nostri ascoltatori, dobbiamo immaginare proprio dei grafici dove spesso alla fine si utilizza un sistema di colori, di semafori, per identificare appunto la il grado di probabilità o di verosimiglianza, come dicevi te, o di impatto, magari proprio con appunto da bianco al rosso al verde. Quindi ci sono tutti questi schemi di colori che poi per il consulente sono molto utili. Io personalmente mi sembra di essere tornato ai tempi di Art Attack, i miei collaboratori mi detestano perché ho creato un sistema di colori anche un po' troppo dettagliato, però insomma sicuramente queste risk map sono utili. Ma visto che dicevi Cesare che siamo passati dall'annex A a quello D, diciamo anche che esiste l'annex B, che credo che potrebbe ingolosire molti, perché è proprio un elencone di rischi che insomma in questi tempi abbiamo visto essere molto ricercati. Sì, l'annex B presenta, adesso qua anch'io dovrei cercare di calcolarli, cosa sono, una sessantina di rischi. Una cosa simile, sì. Uno più uno meno adesso. Ecco, sono molto tecnici a mio parere, che in realtà prevedono, allora, mettono insieme gli asset, quindi hardware, software, canali di comunicazione informatici. Gli asset sono anche le persone, la documentazione di carta, perché ovviamente bisogna pensarci, e anche i canali di trasmissione della carta. In realtà dire carta è sbagliato, perché ci sarebbero anche le fotografie, le radiografie eccetera. Comunque, e invece le persone, giusto perché uno dice l'asset come una persona, certo una persona che si mette a parlare sul tram dei fatti delle altre persone, oppure qualcheduno che viene imbrogliato da un malintenzionato e quindi gli rivela delle informazioni che non dovrebbe rivelargli. Quindi in realtà sono suddivise per questo punto di attacco, che appunto può essere l'hardware, il software, le persone, la carta, e per ognuno di questi punti di attacco si pensa all'azione come dire minacciosa, quindi uso non corretto piuttosto che invece danno, perché vabbè, nel caso dell'hardware o della carta proprio può essere bruciata. Spionaggio, vabbè, sull'hardware è un po' più difficile immaginare lo spionaggio, però si può immaginare già sui canali di comunicazione. La perdita, a me tra l'altro hanno recentemente perso dei documenti cartacei molto importanti in un certo modo, quindi ecco, pensare quindi alla perdita, anche alla perdita informatica, perché molti utenti per esempio per sbaglio possono cancellare il dato.
La modifica può essere sempre fatta anche per errore o intenzionalmente, nel senso che chi non fa errore quando scrive, però anche intenzionalmente per mille motivi, ecco. Qua prevede anche azioni forse non troppo privacy, che è il sovraccarico di risorse, quindi come dire un rallentamento. Questo però potrebbe avere degli impatti molto importanti, per esempio per i dati sanitari, nel caso in cui ci sia un'emergenza eccetera eccetera, e non si riesce a caricare il dato per tempo, ecco. Forse a mio parere è un elenco forse troppo esaustivo per poter essere degnamente maneggiato, nel senso che si rischia poi dopo di pensare troppo all'elenco e meno poi alle cose da fare, soprattutto in realtà piccole. Magari si cerca in tutti i modi di riempire i campi, no, degli elenchi, anche quando magari non ci sono. E ti chiedo, si può immaginare magari a farci una scorsa, magari ecco a utilizzarlo più come base di partenza, piuttosto che piuttosto che usarlo tal quale, a mio parere. Okay. Ti chiedo quest'ultima cosa, sì. Quindi abbiamo visto l'esecuzione della PIA, come fare il report e quali misure di aggiornamento per la PIA? Ecco, io aggiungerei anche un'altra cosa, in effetti, ma questo è anche nella mia natura, poi dopo si può ragionare anche cosa dice esattamente il GDPR, però il GDPR richiede anche però di descrivere le misure di sicurezza. È vero che il rischio viene calcolato in assenza di contromisure, però bisognerebbe anche pensare alle misure di sicurezza. Quindi in qualche modo bisognerebbe ricalcolare il rischio, considerando, cioè come dire, farne due PIA in sostanza. Poi se uno ha l'algoritmo di calcolo abbastanza furbo, viene fuori facilmente il calcolo, non è che bisogna prendere per forza i software complicati, però considerare per esempio le misure di sicurezza. Quindi per esempio l'impatto della perdita di un dato può essere ridotto perché c'è backup, piuttosto che invece appunto la probabilità che un virus mi attacchi la rete informatica si riduce di parecchio perché ho l'antivirus. Questo anche perché secondo me, allora intanto perché lo richiede esattamente il GDPR, di descrivere anche le misure di sicurezza che si intende adottare, e poi perché così ha anche un senso questa valutazione del rischio, perché se no non ha senso, se non per chiedere al garante questo trattamento posso continuare a farlo. Invece ha senso anche l'analisi del rischio, proprio perché uno può dire io ho questo rischio e quindi investo in misure di sicurezza che me lo abbassano di tanto, quindi ha un senso investire in queste misure di sicurezza. Quindi se per esempio io già ho un rischio elevato di qualcuno che mi fa intrusione nei miei uffici e ho già la porta blindata, se io aggiungo un'altra porta blindata il rischio non si abbatte più di tanto. Se invece metto magari le grate alle finestre posso invece ragionare che il rischio si abbatte più di tanto. Allora ha senso, come dire, investire nelle grate alle finestre piuttosto che in un'altra porta blindata. Non so se mi sono spiegato. Chiarissimo, anche perché come dicevi appunto è inutile fare un'analisi di valutazione di impatto se dopo non si vanno anche a valutare e a documentare, giusto, anche le conseguenze, sì, e le cose da fare. Sì, è questo il senso dell'analisi del rischio, perché uno poi pensa chissà cosa, un lavoro burocratico anche un po' inutile. Invece no, invece è utile perché appunto dà un senso, è l'analisi che si fa. Molte volte le piccole e medie imprese lo fanno nella testa del titolare, questa analisi, quanto è alto il rischio e cosa fare per ridurlo. Ecco, richiede di essere scritto perché sennò poi si perde anche la storia, si perde anche una ragione, si perde anche una possibilità di rifletterci meglio. Semplicemente. Ecco, il GDPR gentilmente ci dice già che cosa bisogna indicare nella PIA. Bisogna descrivere i trattamenti previsti e le finalità di trattamento, soprattutto quelli chiaramente oggetto di PIA. Questo, uno dice grazie tante, ce l'avamo già nell'ambito del registro delle attività di trattamento già previsto dal GDPR. Quindi sì, in realtà a rigore io immagino che nella PIA bisogna riportare i trattamenti oggetto della PIA. Quindi poi richiede anche che venga scritta una valutazione del perché si facciano questi trattamenti, perché evidentemente se sono trattamenti pericolosi bisogna giustificare perché sono necessari e sono fatti proporzionalmente alle necessità del titolare.
cosa non banale, poi a scriverlo, poi appunto una valutazione dei rischi, come abbiamo già detto, e poi ultimo punto, le misure previste per affrontare i rischi, quindi includendo tutta una serie di cose. Qua bisogna leggersi il GDPR, ma non è nulla di particolarmente difficile. Ecco, dice anche comunque che bisogna anche utilizzare le misure di sicurezza che dimostrano la conformità al presente regolamento. Traducendo, se bisogna ripetere che il trattamento viene fatto dando l'informativa all'interessato, scriviamo che una delle varie misure di sicurezza o di garanzia è data dall'informativa all'interessato. Invece la 29.134 propone un po' più estensivamente che cosa scrivere in questo rapporto. Sicuramente, quindi ripartiamo da capo, quindi sicuramente partire da una descrizione dell'ambito di questa PIA, quindi appunto io personalmente metterei quali sono i trattamenti, quali sono i sistemi informatici deputati a o non informatici, quindi anche cartacei, deputati a sostenere questi trattamenti, qual è la parte dell'organizzazione, quindi dell'azienda, se così si può dire, inclusi i fornitori esterni, i responsabili, su cui il trattamento insomma, come dire, si delinea, e anche fisicamente dov'è che avviene questo trattamento, quindi o dove sono i sistemi informatici, dove sono gli utenti di questi sistemi informatici, in quali sedi, ecco, che potrebbero essere quelle aziendali oppure anche quelle dei fornitori, quindi dei responsabili. Una descrizione della valutazione del rischio, quindi andrebbe riportato i criteri con cui sono stati valutati gli impatti, che possono essere quelli della 29.134 piuttosto che invece quelli anche della linea guida ENISA, che è molto valida anch'essa, i criteri con cui sono stati valutati la verosimiglianza delle minacce, ancora una volta si possono riprendere quelle della 29.134, magari con qualche aggiunta, con qualche miglioramento, perché chiaramente con qualche personalizzazione, e i criteri con cui si può reputare che un rischio è elevato o non elevato, e quindi in questo caso si stabilisce che il criterio per esempio è i quadrati in alto a destra sono rischio elevato, invece tutti gli altri quadratini della matrice 4x4 mi danno un rischio medio-basso, che quindi non richiede almeno la consultazione al garante. L'altra cosa comunque da fare è dire anche se per i rischi medi si intendono poi avviare delle attività anche di riduzione, di mitigazione del rischio. Quindi è previsto che se io, come dire, slampeggia un rischio medio, intendo poi, come dire, attivare dei progetti di riduzione. Ancora una volta, poi dopo bisognerebbe quindi, sempre nella PIA, identificare quali misure sono già in atto e quali invece saranno progettate o sono in fase di progettazione, e quindi anche eventuali anche accettazioni del rischio, perché magari ci sono delle cose che non si riesce a produrre. Sicuramente un'altra cosa da inserire nel rapporto, chiaramente, sono i partecipanti alla PIA, che qua non ho elencato inizialmente, ma sicuramente è importante anche per dimostrare se o meno hanno partecipato gli interessati o loro rappresentanti. O il parere chiaramente poi del DPO, qualora sia presente il DPO, qualora necessario. E... Sì. Perfetto, guarda Cesare, sei stato assolutamente esaustivo su come fare una PIA anche alla fine, perché il rischio è appunto quello magari di fare una PIA e poi non prevedere il resto, magari per anche con ragioni di stanchezza da PIA, ma queste insomma le vedremo. E sì, ecco, io vorrei aggiungere soltanto una cosa, anche se vedo che il tempo stiamo espandendo il tempo, in realtà c'è anche una cosa da fare, allora attenzione, la PIA deve essere sufficientemente esaustiva, soprattutto, allora intanto può essere rifatta, però appunto come accennavi tu, bisogna anche evitare però di arrivare a essere così esaustivi da essere esausti, per cui in realtà a un certo punto si spegne il cervello. Questo io l'ho visto succedere molte volte per esempio nelle certificazioni del 7001, per cui in realtà cioè, si raccolgono una marea di dati, si fanno un sacco di attività per mesi, e alla fine quando arrivano i risultati ormai nessuno ne può più e nessuno li guarda e nessuno ci pensa. Invece magari pensare a qualcosa magari un po' più grossolano, esaustivo sì, corretto sì, ma magari anche meno dettagliato, meno preciso,
però che almeno lasci lo spazio al cervello di ragionare e di continuare a ragionare su che cosa fare, su cosa farsene dei risultati, eccetera. Ecco, l'analisi del rischio, attenzione, non deve essere una descrizione minuta della realtà, deve essere una descrizione della realtà sufficiente, anche abbastanza grossolana, francamente. Nessuno dice che deve essere una cosa precisa, ma abbastanza grossolana, ma che ti dia almeno un'indicazione di che cosa sta succedendo e di che cosa devi fare. Ecco, assolutamente, il rischio dell'analisi del rischio è quello di andare a ideare un sistema raffinato, rincorrere, no, questo formalismo, e poi nel concreto non andare a introdurre poi quello che va fatto effettivamente per difendere queste situazioni. Cesare, il software francese del CNIL per fare la PIA è uno strumento interessante che è stato proposto proprio dal Garante. Tu l'hai provato? Che cosa ne pensi? Allora, io ho provato a provarlo, diciamo che mi ha molto deluso, nel senso che c'è tutta una parte di descrizione dei trattamenti da fare che in sostanza è un indice di, cioè potevano fare un indice di Word, un template di Word, e forse facevano prima. La seconda parte invece, che è proprio l'elenco delle, cioè elencare le minacce e le misure di sicurezza, perlomeno nella versione che avevo guardato io, ma forse l'hanno aggiornata nel frattempo, nel caso mi dispiace, in realtà cioè, presenta soltanto un'indicazione che dice ok, elencami le minacce, senza neanche un suggerimento, senza un aiuto, e poi dice elencami le misure di sicurezza, e anche lì senza un aiuto, senza un supporto. Quindi diciamo che altro, ecco, aiuta alla sindrome della pagina bianca, quello su quello aiuta. Sì, ecco, avessero pubblicato un template in Word forse avrebbero ottenuto la stessa cosa. Personalmente penso che ci sia un po' troppo la rincorsa al tool per fare la valutazione del rischio, questo in generale, e il CNIL ha voluto rispondere a questa cosa che io vedo da sempre, nel senso che sin dagli anni 90 per la sicurezza dell'informazione c'era la rincorsa al tool per fare la valutazione del rischio relativo alla sicurezza dell'informazione, che molto noto era il CRAM, che oggi neanche ho capito più se esiste ancora, non si trova più su internet, se non su Wikipedia, ma e tutti quanti, c'è proprio quest'ansia di comprarsi questo tool che in qualche modo, attraverso analisi molto dettagliate, molto onerose, in qualche modo tirava fuori un report, in alcuni casi anche incomprensibile, e che in qualche modo giustificava tutto il lavoro fatto. Ecco, secondo me, lo so che dico una cosa forse banale, ma il primo strumento da attivare è il cervello. Quindi sì, guardarsi i software cosa fanno, però anche se si usano degli Excel o dei Word, diciamo, scusate la pubblicità alla Microsoft, però se si usano anche dei più semplici documenti è più che sufficiente. Ecco. E allora, per attivare il cervello, io consiglio anche ai nostri ascoltatori, mi hai dato un assist perfetto, a consultare il tuo blog, quindi il blog di Cesare Gallotti, e anche al tuo ebook Sicurezza delle informazioni, che ho letto, che ho trovato molto utile, soprattutto visto che i nostri ascoltatori sono principalmente avvocati, gli assicuro che è scritto in un linguaggio assolutamente semplice e insomma può essere un'ottima e valida introduzione alla materia. E quindi Cesare, io ti ringrazio veramente perché sei stato esaustivissimo e non c'hai esausto, soprattutto non lo so, chiediamo agli ascoltatori, grazie comunque Lia di tutto quanto, e una buona continuazione agli ascoltatori. Libertà e diritto per diffondere giustizia, è con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.